l'atto conclusivo del premio che attribuiamo agli amici che sono stati scelti dalla giuria presieduta dal professore Medioevo, che prima del cerimonia di consegna dei premi, quest'ultimo confronto, quest'ultimo dibattito con gli amici del premio. A Medioevo, come sapete, è il presidente della giuria del premio, che può insegnare anche storia economica all'Università degli Studi di Bari, scritto qua, ma in realtà la sua Università di Napoli. Mario Mustini, direttore della seconda Università di Napoli, Domenico Arcuri, amministratore delegato di Italia, Luigi Nicolai, presidente come sapete del CNR, e Angelo Putti, che è qui in rappresentanza dei teatri uniti di Napoli. Parleremo di impresa, ricerca e innovazione e del futuro del Mezzogiorno, almeno questo è il titolo che è stato attribuito a questo confronto. Ovviamente cercheremo di darci per quanto possibile un carattere di novità, cercheremo di innovare le cose che ci dobbiamo dire, cercheremo di dirci cioè quello che non sappiamo, se ci sono cose che sono novità, se ci sono passi avanti, se ci sono speranze, se c'è uno spiraglio di futuro per questo nostro mezzogiorno a cui gli amici del Premio Spiridone danno tanta importanza come giusto che sia. Noi ci siamo dati un compito, sono le 19, sono le 7 del pomeriggio, dovremo terminare questo confronto per le 8, in modo poi da poter proseguire con i premi senza affanno. E quindi pregherei tutti quanti i relatori di tener conto di questi impegni che ci siamo dati. Benissimo. Detto questo vorrei dare la parola al professore Lecque, che aprirà questo confronto nella sua duplice qualità di relatore e di presidente del premio. Vorrei subito accogliere l'invito del nostro presidente, del nostro moderatore Alfonso Ruffo, facendo più che una relazione, semplicemente un intervento di salute, dando la possibilità invece agli illustri relatori più presenti di sviluppare dei tempi che ci siamo dati, gli argomenti che sono al centro della nostra attenzione, che sono poi il fulcro del premio di quest'anno, che rappresenta in linea di continuità un impegno, quello del Servizio Mezzogiorno, che ha raggiunto la 28esima edizione. Da 28 anni questa iniziativa, che è un'iniziativa che si conclude con una premiazione per le personalità che si sono distinte nel Mezzogiorno e che la giuria ha ritenuto di premiare in diversi campi, quest'anno sono i campi dell'economia, dell'innovazione, della cultura e dello spettacolo, e insieme a questi premi il Servizio Mezzogiorno, come da tradizione, poi dà dei riconoscimenti in relazione al bando che ogni anno viene fatto per premiare opere della saggistica, opere della promozione dal punto di vista degli articoli sia scientifici che di carattere giornalistico, e iniziative di buone pratiche che in questa terra, in particolare in quest'area della provincia di Salerno, sono particolarmente diffuse. In continuità con un impegno avviato da Michele Titro 28 anni fa, che è stato l'ideatore dell'anno di questo premio, la sua eredità è stata raccolta dalla comunità di Vietocita, dalla realtà dei comuni conterni, per portare avanti questo significativo impegno che quest'anno, nonostante tempi e difficoltà di carattere economico per cui hanno afflitto gli organizzatori del premio, riesce a mantenere un impegno, lo mantiene credo al meglio delle sue possibilità. Io voglio ringraziare gli intervenuti e voglio dire loro che stasera, anche se si tratterà di un tempo ministro e attuale presidente del CNR Luigi Nicolai, è già stato qui, conosce bene questa realtà, conosce anche alcune delle sue eccellenze produttive. Insieme abbiamo fatto visita qualche anno fa ad un'azienda fatta da giovani che si è segnalata per essere un'eccellenza a livello internazionale. Sono molti gli esempi di questo tipo in questo territorio, ma io credo che aver solo respirato l'aria, mi riferisco al dottor Arcuri, amministratore delegato di Italia, di questa realtà,
credo che possa servire anche a comprendere come terre lontane dai centri motori, quelli che una volta si definivano i centri motori dello sviluppo e che oggi sono alle prese con problemi molto seri, non solo di ristrutturazione, di rinnovamento, di risanamento, di, se possibile, crescita e sviluppo, ma centri come questi che sono lontani dal gancro nevralgico delle comunicazioni, dalla grande conurbazione che è rappresentata oggi dal rapporto che Napoli e Roma riescono ad avere con il treno dell'alta velocità, ebbene questi centri sono in grado di produrre iniziative significative come quelle che noi promuoviamo attraverso il Sede del Mezzogiorno, che questa sera, sia pure in un arco di tempo molto ristretto, voi conoscete. Speriamo che questa sia l'occasione per avervi ospite anche altre volte, avere ospite il dottor Arcuri, avere ospiti di altri uniti che sono venuti con una nutrita delegazione questa sera a testimoniare l'interesse dell'attenzione che c'è nel microcine per il Sede del Mezzogiorno. Io mi fermo qui dicendo semplicemente che intendo ringraziare prima che Alfonso dia il via a questo confronto le personalità che sono presenti non solo da questa parte del tavolo, che ha riunito e presente con il suo presidente Angelo Curti, ma anche con Davide Mondadini, un grande conoscitore della musica contemporanea, per questo anche c'è una simpatia reciproca, con un grande attore come Andrea Renzi e con un grande artista che va dalla scenografia alle installazioni più disparate con Lino Fiorito, che hanno contribuito a fare dei Teatri Uniti un'esperienza unica. Sarebbe dovuto essere con noi anche Don Servino, ma impegnato nella un'ulteriore fatica cinematografica, quindi ci manda un saluto attraverso i suoi amici e colleghi di Teatri Uniti. Insieme a loro c'è una nostra cara amica che è venuta qui, lo spiegherà meglio Mino Vignati quando svolgeremo le premiazioni, proprio perché c'erano i Teatri Uniti, ma perché è legata a questa terra, in Matino. Io la ringrazio moltissimo di questa sua presenza, che testimonia un affetto e una passione per il premio Sede del Mezzogiorno. Insieme a loro, consentitemi anche di salutare e ringraziare Mirta Berlino, che è qui con noi, che è una giornalista, ma soprattutto osservatrice e partecipe degli eventi della cultura del nostro paese, della nostra terra, che sicuramente potrà trarre qualche elemento di conforto da questa serata della sua attività. E infine vorrei salutare il comitato organizzatore, una persona soprattutto Mino Vignali e Gianfranco Cimino, che sono il presidente del comitato organizzatore e il presidente del premio, e le persone che sono da questo lato del tavolo insieme a loro parteciperanno alla premiazione, oltre che Alfonso Ruffo, il direttore del Denaro, che ogni anno è qui con noi, sono Luigi Nicolaes, che verrà premiato per, lo dirà, chi lo premierà, leggerà la votazione della giuria, l'innovazione, e Domenico Arcuri, che è qui, che verrà premiato per l'economia, per la particolare attenzione all'economia del Mezzogiorno, nella sua attività sempre posto. E c'è qui al mio fianco un'altra personalità importante, il professore Mario Mussilli, che è il prorettore della Seconda Università di Napoli e che è un economista di primo piano della nostra realtà meridionale, per cui parteciperà in realtà. Queste forze saranno coordinate da Alfonso Ruffo, quindi un caro ringraziamento anche a me. Mi fermo, perché ci ho messo anche molto tempo solo a fare questo evento, mi fermo e ringrazio tutti voi per l'affetto, l'amicizia e per la vostra presenza questa sera. Il tempo di intervento, quindi è stato perfetto. Beh, io proseguirei in ordine alfabetico e quindi chiamerei in casa il primo Domenico Arcuri, che come è stato più volte detto è amministratore delegato in Italia, una società cioè che dovrebbe incentivare gli investimenti nel nostro paese e prevalentemente, diciamo noi, nel Mezzogiorno, un mestiere difficile perché il nostro paese non è attrattivo, perché i dati ci dicono che sempre più imprese trovano utile e fruttuoso investire i loro capitali in Italia e particolarmente nel Mezzogiorno, e quindi bisogna inventarsi qualcosa. Allora, vorremmo sapere se
conforto di cui parlava l'onorevole ci sono meno nell'azione di Mittal. Nell'azione, non parliamo del passato, ma anche nell'azione futura, nell'azione attuale, in cui la gente deve aspettarci nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Probabilmente anche. Grazie. Siccome oggi prendiamo un premio, dobbiamo fare i bravi, quindi io dovrei che se facessi il bravo dovrei rispondere che ci sono sicuramente motivi di speranza, motivi di conforto. Siccome io non so tanto per il bravo, provo a dire in 5 minuti un po' di quello che penso. Nel 1951, la data in cui fu fondata la mai troppo analizzata Cassa per il Mezzogiorno, il Mezzogiorno d'Italia contribuiva per il 26,9% al prodotto nazionale lordo, nel sud si produceva il 26,9% di quello che si produceva in tutto il nostro paese. Lo scorso anno, a 60 anni di distanza, il contributo che il sud ha dato al prodotto nazionale lordo è il 26,8%, cioè lo 0,1% questo apre ovviamente un problema rispetto al quale dico subito che una delle principali caratteristiche che si sono susseguite e consolidate in questi 60 anni è stata quella che la questione meridionale ha creato alcune decine di migliaia di esperti sulla questione meridionale stessa. In Italia ci sono contati male almeno 10.000 persone che la questione meridionale sanno tutto, che vivono grazie al fatto che sanno tutto e siamo ancora alla ricerca di qualcuno che dia un contributo consolidato alla soluzione della questione meridionale stessa. E quindi io non mi iscriverei in questo elenco che già, insomma, immaginate un grande albergo in cui tutte le camere sono occupate, come si dice oggi, anche nel sud c'è l'over. Mi limito a dire che il problema è più o meno lo stesso di quando abbiamo cominciato a occuparcene. Le ragioni per cui il problema sia più o meno lo stesso, diciamo, abbiamo detto che non le raccontiamo, però aggiungiamo una faccenda che invece è nuova. Questa questione, che è la più antica perché dura, diciamo, mal contata dall'Unità d'Italia, è la più grande per dimensioni perché ha a che fare con 20 milioni di persone, che sono il 40% dei nostri concittadini, e dicevo è la più antica e la più grande questione di divario, di sviluppo endogeno che c'è nell'Europa 27, nell'Europa che conosciamo. Non c'è nessun paese che ha il 40% del suo territorio, della sua società, così tanto in ritardo rispetto al resto del. Terza novità è che tutto ciò va affrontato in un mondo che è clamorosamente in crisi. Noi viviamo dal 2007 una crisi molto profonda che cambia la geografia economica, sociale e culturale del nostro mondo. Direi che ce ne siamo accorti soltanto negli ultimi mesi. Noi siamo un paese molto strano e questo ci conforta nel nostro essere meridionali, perché siamo in larghissima compagnia con il resto del paese. Noi abbiamo vissuto fino all'anno scorso con delle persone che avevano la responsabilità di occuparsi di noi e anche di occuparsi della crisi, che ci raccontavano che la crisi era un videogioco e che per superarla bisognava ammazzare i nostri. Qualche altro che diceva che la crisi non c'era, che bisognava dare fiducia agli italiani, perché gli italiani poi così facevano ripartire la curva dei consumi che avrebbe fatto ripartire la curva della produzione. Io non sono particolarmente esperto di videogiochi, anche se ho figli che vanno crescendo e quindi sono più bravi di me, forse non lo sono perché perdo, però insomma non avrei mai pensato di finire la crisi come un videogioco se avessi avuto una responsabilità di occuparmi anche dei miei concittadini, così come so, avendo minimamente fatto qualche studio economico, che per cominciare a far recuperare la curva dei consumi serve una roba, i denari che la gente dovrebbe avere per consumare, se non c'è.
insieme di queste tre cose la questione più profonda e più antica che riguarda più o meno negli stessi termini la storia economica del nostro paese da 60 anni, in un mondo che è in crisi, in un paese che è particolarmente in crisi. Quest'anno noi abbiamo un prodotto nazionale lordo che si riduce del 2,1%. Voi sapete che le statistiche sono una cosa straordinaria, perché se si fanno prima possono più o meno consentirci di dire tutto, e quindi adesso il nostro governo ci ha detto che il prossimo anno noi avremo una crescita del PIL dello 0,2%, ma soltanto perché è il prossimo e non abbiamo ancora contezza su questo data. Io dico solo tre cose per stare nei tempi. La prima, che vi prego di credermi, non è un luogo comune. L'Italia non esce dalla crisi decentemente se abbandona ad una deriva definitiva il 40% del suo territorio. Per ragioni banalmente quantitative e statistiche. Perché se lo abbandona alla deriva, deve, come dire, intraprendere un percorso complicatissimo, forse irrealizzabile. Per esempio, immaginare di governare un paese che è clamorosamente differente al suo interno e tenere a bada il 40% dei cittadini che oggi, come dire, si rivolgono a, viene da dire una parola brutta, non la dico, insomma, si sentono rappresentati da una classe di gente che spesso evoca la capacità di fare propaganda e meno la capacità di governare, calato sul sistema produttivo, economico, sociale, culturale, modelli che avevano pensato loro nella migliore delle ipotesi, che gli aveva suggerito qualcun altro e di norma viveva fuori dal mezzogiorno della maggiore. Non sono mai stati a preoccuparsi di che cosa servirebbe, secondo la parte pregiata della società meridionale, perché la stessa si sviluppasse. In economia si dice che bisognerebbe cominciare dalla domanda e smettere a preoccuparsi dell'offerta. Io gestisco un'azienda che è meglio conosciuta come Sviluppo Italia, come per fortuna non si chiama più, che ha calato per anni sul sistema delle imprese meridionali modelli di agevolazioni astratti oppure concreti, perché si rivolgevano anzitutto a quelle che non erano esattamente le imprese che studiamo lì. Credo che debba cominciare una stagione in cui si vada a chiedere, a capire. Seconda e ultima cosa, lei mi può fermare quando vuole. Seconda e ultima cosa, ho finito. Credo che bisogna partire dalla consapevolezza che noi siamo un paese relativamente povero e molto indebitato, e che il Mezzogiorno è un pezzo del nostro paese clamorosamente povero e relativamente indebitato, e lavorare su quello che si chiama il paradigma della povertà e smetterla di rincorrere il paradigma della ricchezza, che è papelissima, che sta per una trasmissione televisiva evocato in questo paese per troppi anni anche al di fuori dello schermo della televisione, perché quel paradigma, diciamo, ci ha lasciato un disastro nel Mezzogiorno particolarmente.